presenze, 35.000 spettatori, più di 4 milioni di incasso. Altra partita sfortunata per i Viola. Fin dal 18° minuto hanno visto la propria porta violata dal più serafico dei palloni. Corsa al pareggio, travolgente azione di Suppi. Rete, 38° minuto. Maviali conclude un'azione della prima linea. Scocca rasoterra, gol! Siamo 2-1. La ripresa vede nervosi gli Amaranto. L'arbitro bizantineggia, il pubblico rumoreggia. Grassi è portato fuori campo per uno scontro con Lamberti. Rallo e Degano espulsi per essersi guardati in cagnesco. Calcio d'angolo per il Livorno. Pallone sul piede di Picchi, pareggio! Torino-Sampdoria, Rigamonti. Beh, io sono contento di essere arrivato ultimo in squadra. Cosa ne dici, Mazzola? Sì, effettivamente la squadra ora gira. Un momento, la parola agli avversari. Però un bassetto un po' cresciutelmi. Sei Fabrizio? Beh, io dirò ai miei amici sportivi che l'aria di mare non mi fa male. Ne riparleremo. Inizio favorevole ai Granata. Partita spigolosa. Gabetto a terra, Menti si frattura l'omero. I Granata hanno un punto, l'ha segnato Mazzola. Ora Baldini spara a raso terra, pareggio! Roma-Lazio 3-0. Pantò, la Lazio non l'ha voluto, la Roma se l'è ripreso. Sessa aveva detto alla radio, la Roma crollerà nella ripresa. Scontro Salar-Lombardini, calca Lombardini. Salar è in gran giornata. All'inizio la Lazio insiste nell'area romana. De Andrei sa spunti personali di briosa eleganza. Al 9° minuto Pantò, il figlio al prodigo, centra a mezz'altezza. Irrompe Renica che nel tuffo finisce a terra e dalla sua testa la palla schizza nella porta di Gradella. Al lavoro Risorti. Bello quel no di Puccinelli. Altro no volante alla punizione di Lombardini. A un minuto dal riposo la Lazio è spacciata. Pantò ci mette lo zampino. Di Paolo con un tiro di destra fulmina Gradella.